nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di mistero della fede. Del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo. Nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Andrea Bruno, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della tua vita immortale. Ricongiungi a te, o Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiera del Signore. In questo
questo momento ci faccia sentire popolo di Dio, anzi figli di Dio, e per questo fratelli tra di noi, riconciliati con Lui e tra di noi. Esprimiamo le parole del Signore nel canto. Liberaci, Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Momento anche di cordialità umana, questa pace del Signore che viene scambiata, appunto, il Vescovo Mazzoccato abbracciato per primo il Cardinale di Venezia e poi i suoi predecessori e gli altri prelati qui presenti.